Il cibo non si spreca e gli scarti alimentari possono essere utilizzati come fertilizzante. Francesco, 12 anni, seconda media a Policastro Bussentino, ha presentato un suo progetto. Vi voglio mostrare questi due disegni sullo spreco del cibo. Il primo è in inglese. Ho fatto due bidoni. Il primo è più piccolo del secondo. Hanno un tubo di collegamento. E se notate, ogni cibo è quasi mangiato oppure non è stato neanche usato. Poi tramite i tubi di collegamento arrivano a qui in una macchina speciale che tritura il cibo e lo trasforma in fertilizzante per piante. E qui anche fertilizzante è stato scritto in inglese. Le due scritte sui bidoni significano spazzatura umida. Ora mi mostro l'altro disegno. Quest'altro disegno l'ho fatto con un po' di fantasia. Se vedete, ci sono le formiche, prendono il cibo da quel bidone e dopo lo portano lì e lo mangiano. C'è un tubo di trasferimento in un'altra macchina che tritura il cibo. Le formiche vanno e prendono le briciole. Come vi ho detto, l'ho fatto con un po' di fantasia. Tramite quel tubo le briciole passano attraverso quel razzo, che è il tubo di questa macchina. Il cibo che è stato triturato e ridotto in briciole, il razzo lo trasporta in cielo e dopo apre il portello e lo trasforma in polverina per le piante. L'idea tecnologicamente avanzata rispetta l'ambiente ed è anche fantasiosa, come ha sottolineato lo stesso Francesco, ma quello che conta è l'importante messaggio che ci insegna come usare nel migliore dei modi di ciò che solitamente viene buttato. Grazie per avermi ascoltato, seguite il mio consiglio, arrivederci a tutti.